Giorno dopo giorno siamo la risultante di quello che siamo stati ieri, l'altro ieri, la scorsa settimana, gli scorsi mesi e gli anni passati. La mente funziona in base alle esperienze del passato, agli input subiti, ai ricordi sedimentati, allo stato psicofisico attuale, alla situazione ambientale e culturale del momento e ai desideri più inconsci. È molto complessa la mente, ma non impossibile da scandagliare se siamo sinceri con noi stessi e non abbiamo paura di far emergere anche le nostre ombre più interiori. Osserviamoci sempre in profondità, senza temere, senza giudicarci. Ci sentiamo egoisti, avari, violenti, aggressivi, orgogliosi, passionali, perversi, maliziosi, paurosi, vili, traditori, incostanti, invidiosi, fedifraghi, ambiziosi, sciocchi, ingenui, pigri, irascibili, lussuriosi, golosi, impazienti, eccetera. Non giudichiamoci, ma penetriamo nelle nostre ombre più interiori, soffermandoci a guardarci attorno con molta attenzione. Ciò che c'è in noi è presente in tutti gli uomini. L'abilità consiste nel saper riconoscere ciò che pullula nella nostra mente per gestire gradualmente queste ombre che prima o poi, se lo vogliamo, potranno dissolversi. Ma ci vuole molta pazienza perché molte ombre rimangono fino al termine della nostra vita terrena. Solo la luce del Signore le dissolverà se abbiamo fede.